Hanno tolto per un attimo la divisa pensando di indossare gli abiti di un piccolo migrante. Nasce così il brano scritto da due poliziotti che facevano pattuglia insieme a Milano. Dal suono delle sirene si sono mosse le corde del cuore fino a scrivere e musicare il singolo La Pagella. Angelo Forni e Fabio Sgorò, in arte i segni distintivi, due agenti della Polizia di Stato, uno di Salerno ma in servizio a Napoli ed uno di Roma ma in servizio a Milano, sono gli autori del brano La Pagella, prodotto dalla Beat & Sound Music, la canzone che farà da apripista all'uscita del primo album in programma per fine gennaio del prossimo anno, dei due agenti, che racconta la storia del ragazzino 14enne migrante morto in mare con la pagella cucita all'interno della tasca della giacca e ritrovata durante l'autopsia. È un brano molto intenso e ricco di significato, il cui video è stato girato tra Salerno e Vietri sul Mare. Stamani a Palazzo di Città la presentazione del lavoro musicale. Di pattuglia insieme, durante la pattuglia succedono tante cose, si parla di quello che succede durante il giorno e tante volte si va un po' oltre, ci si confida soprattutto. E quale mezzo migliore della musica se non quello di dire quello che c'è dentro? E poi noi con il lavoro che facciamo non abbiamo spesso l'opportunità di fare, non abbiamo l'opportunità di poter parlare, ecco, io sono emozionatissimo perché per me... Possiamo dire che i bambini sicuramente toccano sempre il cuore e questa volta ancora di più. Oh, questa storia è stata veramente... noi già all'epoca ne parlammo, la canzone è nata da poco chiaramente, però noi già all'epoca avevamo questa cosa, perché poi nelle storie che noi incontriamo tutti i giorni, noi parliamo con le persone. E io una volta ricordo di un ragazzo, lui bosniaco, mi fece vedere i proiettili incistati nella pelle, e questa cosa qua mi fece riflettere perché più o meno aveva la mia età, e se io fossi nato qualche grado più a est, probabilmente in Bosnia anche io, forse avrei vissuto quelle esperienze. Quindi vivere, delle volte vivere, nascere nel posto più fortunato ti dà una vita migliore, e quindi questa cosa qua ci ha fatto pensare, no? Qual è il messaggio che lanciate attraverso la musica e che cosa vi aspettate soprattutto da questo brano? Allora, il messaggio che lanciamo è quello di poter far pensare le persone, di accendere una lampadina, no? Ma anche con piccoli gesti. Il mondo si cambia se uno cambia se stesso. Non serve essere né famosi né politici, riuscire a cambiare se stessi. E questa è una cosa che lui per esempio ha fatto con me. Sì, sicuramente posso aggiungere che la canzone è cantata in prima persona, perché la cosa che ho provato a fare, insomma, è mettermi nei panni, per quanto sia possibile chiaramente, di questo ragazzino che purtroppo ha provato all'età di 14 anni a venire, diciamo, al mondo occidentale, no? Con un po' questo sogno di migliorarsi. Purtroppo poi non ce l'ha fatta, quindi cantando, cioè scrivendo il pezzo in prima persona, ho provato a immedesimarmi. Che poi alla fine loro hanno avuto soltanto la sfortuna di nascere in un posto dove hanno poche possibilità per fare qualcosa di buono e positivo. E lui ci ha provato, si è cucito questa pagella, quindi presumo l'abbia fatto per un discorso di farsi riconoscere, per venire con delle intenzioni positive. Per fare qualcosa di buono che lì magari non riusciva. La passione nasce da bambini, come tutte le cose. Poi abbiamo avuto la fortuna di incontrarci a Milano. E lui è più tecnico, cioè lui proprio conosce la musica, io sono un po' più ad orecchio. Ci siamo incontrati, facevamo pattuglia insieme, quindi tutti i turni, le sere, le notti, abbiamo cominciato a parlare. Io avevo delle idee di quando ero magari un po' più piccolo su delle canzoni. Mi sono rapportato con lui e abbiamo cominciato questo progetto una decina d'anni fa, penso. Una decina d'anni fa, e poi ci siamo trasferiti, ci siamo allontanati, quindi per un po' abbiamo sospeso questa attività. Poi ci siamo ritrovati quasi per caso un anno fa ed è venuto fuori un progetto un po' più serio, ecco, un po' più elaborato, sì.